Da Potenza, buonasera coach. Ciao Giovanni. Insomma, che partita è stata? Vince Potenza, che insomma vince la prima partita in questo torneo. Che gara hai visto? Una gara che ci è sfuggita di mano già nel primo quarto, abbiamo preso nel primo quarto 10 punti che poi non siamo riusciti più a recuperare, abbiamo fatto troppi, troppi, troppi sbagli da sotto canestro. La partita era nelle nostre corde, c'è tanta amarezza perché le ragazze si allenano bene, fanno tanti sacrifici, però poi nel campo non riescono a trasformare tutto il buono che facciamo durante gli allenamenti. Quindi questa è una partita contro la nostra diretta avversaria, che aveva già vinto settimana scorsa contro Cercola, quindi ormai ci passa 2 punti in classifica. Sì, e te l'aspettavi così? Potenza è una squadra che in altre condizioni poteva essere battuta dalla tua Catanzaro. Sì, penso proprio di sì. Non avessimo avuto le polveri bagnate sotto canestro, la partita anche qui a Potenza avremmo potuta vincere. Quindi il rammarico è che abbiamo sbagliato troppo sotto canestro. Per il resto abbiamo lottato, le ragazze hanno lottato come sempre, anche le piccoline hanno dato il loro apporto per i minuti che hanno giocato, quindi questo ci fa grande piacere, però adesso dobbiamo iniziare a raccogliere qualcosa anche sul campo. Un primo bilancio dopo questo girone. Il primo bilancio della crescita è stata netta dalla prima partita ad oggi. Ripeto, oggi forse è un po' più l'amaro in bocca perché la partita era alla nostra portata. A livello penso tecnico abbiamo gestito bene il tutto, le ragazze hanno preso tutte le consegne che gli sono state date, solo che purtroppo poi se non fai canestro alla fine vince chi fa più canestri. Tornando al discorso B femminile, è in corso basket mercato ad altissimi livelli tra Capri e Salerno, a chi si potenzia di più. A tuo avviso, al momento chi è più forte, Capri o Salerno? Guarda, come ti ho detto già la settimana scorsa ad altri tuoi colleghi, secondo me Salerno ha qualcosa in più, secondo me la vedo un po' più organizzata, anche se adesso Capri ha preso un'altra ragazza che mi parlano bene. Io in questo momento vedo Salerno più forte, però poi il campo è tutta un'altra storia. Sì, assolutamente. La prossima sfida per le due ragazze? La prossima sfida è Taranto, fuori casa, è la prima di ritorno. Speriamo di non perderci per strada, perché sai, poi le sconfitte non danno morale. Quindi invece spero che le ragazze comunque riescano a capire che i miglioramenti ci sono stati e che ogni partita è una partita a sé. Quindi noi dobbiamo già da martedì rientrare in campo con tanta voglia per poter migliorare ancora di più quello che si può migliorare e trovarci pronte già con Taranto. Cioè, ormai ogni partita noi dobbiamo entrare in campo per vincere, per fare punti, perché è necessario anche questo migliorare, sì, però adesso dobbiamo iniziare a raccogliere anche punti. Assolutamente. Anna, buon lavoro e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, Ci vediamo grazie Giovanni. prestissimo. Grazie a Ciao, ciao, tutti, ciao. un bacio. Era il coach Anna Storino della Centro Basket Canzaro.